A Lentini numerosi giovani partecipano ai corsi di call center, ma per partecipare devono addirittura anche pagare. Ma di questo caso ne parliamo con il segretario della Camera del Lavoro, Nello Saccuzzo. Perché? Dunque, un paio di giorni fa abbiamo avuto la sgradita sorpresa di vedere presso il locale della Camera del Lavoro alcuni giovani, in modo particolare erano delle ragazze, ma comunque anche signore, che denunciavano, esternavano la propria difficoltà a poter sopportare quanto gli era accaduto. E praticamente queste avevano proprio pagamento ha partecipato a dei corsi di qualificazione o di specializzazione indette da una fantomatica azienda che gestiva dei call center, e per cui dopo aver svolto questo corso nel contempo dovevano pagare sia e svolgere l'attività, pagare quindi il costo del corso e svolgere l'attività lavorativa. Quindi erano corsisti e nello stesso tempo lavoratori? Praticamente sì. Per cui abbiamo registrato che parecchi di questi lavoratori dipendenti erano appesi ad un filo, sia dal punto di vista economico, perché dovevano percepire chi 3-4 mensilità, e chi aveva anche la promessa di un'eventuale riassunzione per eventuali commesse che l'azienda avrebbe dovuto soddisfare. Dopodiché i lavoratori e insieme al sindacato hanno ritenuto opportuno denunciare non solo il fatto e intraprendere l'attività legale per vedere cosa è possibile recuperare, ma più che altro denunciare il fatto di come aziende più o meno fantasma si inseriscono in un contesto, in una realtà, e quindi per evitare che altri lavoratori, altri cittadini, altri ragazzi e ragazze possano cadere nella trappola di una promessa di lavoro, ma che di lavoro praticamente non si vedono neanche i soldi.